La giornata era iniziata così, diretti in caserma. La polizia è arrivata. Per cui? Ci ha portato forzatamente. Stazione di polizia. Alle 3 di pomeriggio, finalmente liberi, impostiamo su Osman l'opzione strade non asfaltate e ci troviamo a percorrere piste infinite e paesi sospesi nel tempo, nel cuore dell'Anatolia. Panorami più belli mai visti in questi giorni. Vulcano in attivo laggiù. Strada trovata come, Medeo? Mettendo su Osman non utilizzare la strada asfaltata. Allora, io mi stavo già preoccupando perché, visto che stamattina siamo andati via dall'hotel in fretta e furia, sequestrati dalla polizia, non eravamo riusciti a riempire le borracce d'acqua, neanche il mio tank bag. Allora qui in mezzo al nulla abbiamo trovato una fontana e quindi borracce e tank bag si riempiono, e Francesca, che non so se qualcuno di voi lo sa, ma è un cammello, beve come una pazza e se non ha l'acqua va fuori di testa. Finalmente niente cattiva. Oh, guardate che bella fontana, freschissima, vero Medeo? Medeo riempie le borracce. Fresco da morire. Sopra. Buonissima, buonissima l'acqua di questa scusa, fresca. Sa veramente bene. Amedeo! Amedeo e Francesca! E Francesca! E tu? Yasser! Thank you! Misafirsiniz, ben misafirsiniz. Thank you! Çay içerseniz? No, thank you! Ben alırım! Don't worry! Thank you! İtalyanlısınız! İtalyan'dan mı geldiniz bu motorlarla? Oradan mı geldiniz? İtalyan. Bulgaristan. Bulgaristan. Serbia, Serbistan. Serbia. Croazia. Ah, boh. Kam. Yoldu. Gule gule. 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 Non ci posso credere, c'è regalo sul pane. Gula!
Sì, sì. Tutta l'area della Cappadocia, a causa delle frequenti invasioni degli arabi e dei selgiuchi di dopo, si sono create delle città sotterranee fatte da quelli che erano i greci di Cappadocia più altre etnie locali, che servivano da rifugio contro gli attacchi che erano più che vere e proprie invasioni, quasi orde in arrivo. E quindi sono state create, in questa roccia che è molto tenera, delle città, delle grotte sotterranee dove rifugiarsi. Quelle in Cappadocia sono famosissime, ma visto che qua stiamo anche in parte facendo off-road history... Dove siamo qui? Non ho idea del nome, di come si pronuncia in turco, perché l'ho trovato su un forum in turco mentre leggevo di roba bizantina con Google Translate. E ho visto che c'era uno che segnava sto posto, che ha detto che era da vedere, e adesso vediamo se si riesce a entrare, perché no abeus idea. Ci raggiunge questo signore dolcissimo che si offre di farci da guida in turco. Meno male che esiste Google Translator. Bura Şuraya düzlük var ya yukarı. Bunu al hep bir ara. Ama allora, da quello che ho capito un po' con Google Translate, un po' da quello che avevo letto, sta cosa contiene 8 grossi appartamenti e 4, lui le chiama moschee, ma non so se sono moschee o antiche chiese, però comunque deve essere una cosa abbastanza rudimentale e poco elaborata sicuramente. E ha detto che non molto tempo fa è crollato una parte della volta qua sopra, che è quella che vedete, e la strada sotto, che era quella che veniva usata fino a pochissimo, cioè un paio di anni fa, per entrare, è crollata anche quella. Adesso per andare giù servirebbe una scala, ma secondo lui, secondo Google Translate, la voce è pericoloso. È molto, molto rischioso perché potrebbe frenare. Adesso ci devi seguirlo. Di andare via da questa tettoia precaria. Ben presto ci raggiunge tutta la sua famiglia, ci presenta la moglie, i figli, le figlie, i nipoti, e tutti ci offrono del cibo per il viaggio. Ci fanno domande, sono curiosi. Per me è questo il viaggio, l'incontro con gli altri, le gentilezze e i sorrisi inaspettati. Una famiglia in un posto lontano dalla mia. Facile salire riprendendo, eh?
sembrano quasi floridiani. Non so se vi ricordate Ana Barza, ma questa salita, no, Amedeo? Porca puttana, la ricorda un po'. Assolutamente, tra l'altro buio, inizia a essere buio pesto, adesso vediamo anche il torrente giù. Dal castel di Zamant, posto sperduto sulla via che va da Kayseri a Pinarbaz, castello di epoca molto probabilmente sopravviene dalla costruzione, possibile dal 1200, quattro sassi messi in croce, di una spettacolarità pazzesca, da cui se avete qualche mezzo fuoristrada, una moto, dovete assolutamente vedere. Non ci sono nessuna informazioni, né su internet, non trovate nemmeno in turco, né pannelli, però merito, una sassi bellissimi e affascinantissimi, ma sicuramente qualche storia da scavare in qualche libro sperduto che non ho ancora trovato. Sera, dopo aver cenato questo posto, vista autostrada, strada, però abbiamo mangiato molto bene, c'è anche la piccola e non sappiamo ancora dove andare a dormire, no? No. Perché a quanto pare a Pinarbaz c'è un cazzo, ci sono due robe carissime e basta. Sì, due bettole carissime, neanche sì. Di cui una l'avevamo già provata l'anno scorso. Sì, tra l'altro. Che è una specie di autogrill barra posto. Sì. Abbiamo perso la tendata, e perché era infattibile, era troppo tardi, non avevamo neanche il compressore carico per fare. Né una luce. Stasera carichiamo tutto, così saremo pronti per la prossima volta. Sì, comunque siamo distrutti dopo questa giornata al commissariato, quindi andiamo a dormire. Vediamo che fare, dai. Notte!